Ciao a tutti ragazzi, io sono S-Vortex e siamo qua sulla PlayStation 4 e come vedete ho appena avuto il codice di The Crew, della beta di The Crew, l'ho appena scaricata appunto e quindi volevo giocarci, ho pensato perché non giocarci registrando e infatti adesso lo facciamo. Ok, allora per quello che ho capito non ci sono i 60 fps nella versione console, appunto Next Gen, Xbox One e PlayStation 4, ma ci sarà su PC, però sbloccabile, quindi è un po' come The Evil Within. Il gioco a 30 fps, ma se tipo probabilmente tramite console volete sbloccarlo, lo potete fare. Però non sarà sbloccato dall'inizio, credo. Tutto questo non si sa perché appunto il gioco non è uscito. Quindi, The Crew. Come vedete, appunto, contenuti beta non rappresentano la qualità finale del prodotto. Però, che cosa aspettiamo? Giochiamolo. Adesso, io non so se si può giocare online in questa beta. Non credo. Però, boh, adesso io lo provo. Vediamo. Caricamento infinito, probabilmente. Ah, è proprio lento. Credo che. Ah, veramente? Allora, un secondo. Che. Beh, sì. Un secondo che loggo con i miei dati. Ok, sono riuscito a loggare. Non mi ricordavo bene i dati, però sono riuscito, quindi credo adesso che possiamo giocare proprio a 360 gradi questa beta. Perché problemi server, la rete non potrebbe. Come? Potrebbe essere instabile. Vabbè, la rete, cioè per forza una 20 mega devo avere. Cioè una sì, no. Per forza la fibra. Allora, io direi ricevi luminosità audio. Ma perché ci sono le opzioni che dovrebbero esserci su un computer? Non posso averlo in inglese, grazie. Perché l'italiano non lo sopporto. Non ci. Ah, ecco. Sottotitoli, sì. Unità. Sì. Boh. Sì. Oh. Allora, preferisco l'inglese semplicemente per il fatto che se questo video lo vede un americano, lo può vedere senza conoscere l'italiano e noi italiani dobbiamo iniziare a imparare l'inglese. Quindi, allora, adjust the brightness, sì, dai, va bene. Quindi, loading. Io ho visto solo 30 secondi, proprio i 30 secondi iniziali del gioco. Quindi non ne ho idea di che cosa. Cioè di che cosa in generale comporta questa beta. Please keep in mind, ma sì, ma lo so. Allora, io sono là, a Detroit. Ma è un load. Ah, sì, è un loading screen. Ok. Forse ci siamo. Eccoci, vediamo un po'. La grafica mi piace. Oh Gesù. Oh Madonna. Ehi. Sì. Oh mio Dio! Oh, calmi! Ragazzi, state calmi! Calmi Ortiz! Calmi Ortiz! Madonna! Juke City! Aiuto! Allora, ammetto che non si vedono ovviamente i 30 fps, nel senso che. Puttana, eh?
Oh, calmo. No, 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 no. No, 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 no. Di là. Juke, motherfucking city. Oddio. Vai, ha crashato quella. Andiamo, cazzo è quella roba che volava? Vai. Vai. Oddio. Di là. Allora, i 30 fps non si sentono molto, devo dire la verità. Parlo da uno che... Cazzo è, oddio! Parlo da uno che gioca sempre a 60 fps a qualsiasi gioco, quindi... cioè, teoricamente dovrei essere una persona abbastanza affidabile, se vi dico questo. Non si vede molto. Ovviamente sto registrando a 60 fps. Il video sarà a 60 fps per farvi vedere la full fluidità del gioco, anche se il gioco è a 30 fps. Perché comunque magari non so, con i codec di YouTube, eccetera, eccetera. Voglio proprio farvi vedere a 360 gradi il video. Anche se peserà tipo 40.000 giga. Comunque, il primo è andato. Possiamo andare avanti. Ah, cioè, ho intravisto me stesso. Il driver che si vede. Allora. Bella sta macchina. Cioè, bella no, non mi piace però. Ah. Mi piace un sacco la grafica. Però io non so dove sto andando. No! Ah, ma no! Che cazzo! Bam! Tutte le mucche. To get back on track, ma non ho capito per cosa. Non ho capito che cazzo devo. Cioè, cosa devo fare? Nope. Oh, porca puttana! Oddio! Che paura! Lì era un frontalone. Ma non ho. Ma scusa, era un player quello? Ci ho pensato adesso. Non era un player. Perché mi sembrava che aveva la mia stessa macchina, credo. Ari, I'm here. What now? We need you at this race real soon, Alex, so let's get your map up to date. Oh, more computer crap, right? That's right. Let's get you synced to the 510 net. No, sai cosa? Sai cosa? Stavo ripensando a quello che ho detto io prima dei 60 fps. Dato che, appunto, come ho detto, il gioco è 30. Aspetta, ovviamente si fa così, set a waypoint. Ok, stavo dicendo, dato che preferisco fare un video più lungo, che a 60 fps, lo metto a 30 anche perché tanto è a 30, quindi no big deal. Press to access the map. Ah, e lo posso muovere col dito. Col paddino. Quello zoom in. No, come si fa? Non ho capito. Scusa. Ah, ok. Ah, vabbè, sempre lì. Ah, update live? Com'è? Che vedo le macchine che si muovono. Get to the barn. Andiamo. Allora, lo metto a 30 fps e faccio video più lunghi, semplicemente. Easy. Strana, dico, la decisione di mettere la linea, quella della, de, di dove andare, in alto. Cioè, si vede bene, è chiara, quindi non problem, però... Cioè, nel senso, è diversa, ecco. Non dà fastidio. Ok. Let's go. Let's fucking... Oh. Get to the race.
Dove? Dov'è? Ah, là. Calmo, calmo. Troppo zoom. Deve caricare. Console, please. Set waypoint. Vai. Ok. Quindi niente, ovviamente. Ah, Andrew. Ma questo è un player, sì. Sì, infatti è un player. Eccolo. Però vaffanculo, non mi interessa. Joseph, sì, 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 sono player, credo. Credo di sì. Daniel. Sì, un altro player. Tyler. Sono tutti player qui. Sono tutti player. To change camera. Aspetta, aspetta, aspetta. Calmi. C'è dentro. No, io voglio vedere. Perfetto, a posto. Andiamo. Let's go. Io amo sta guida. Cioè, anche perché più è, diciamo, dentro la telecamera, è più in mano. Ah! Ok. Malissimo. Ovviamente mi devo abituare, che non gioco a un gioco di guida da Shift 2. Vabbè. Oddio, però! I numeri? Che succede? Aspetta, aspetta, aspetta. Wave around the posts. Non ho capito. Ah, è già partita. Non avevo capito. Vai. Dai, eh. Dai. Gold medal. È quello là! Ma perché ha frenato quel figlio di puttana? Bastardo. Ah, così si guarda dietro, ok. Dai! Dai, eh. Dai. Cos'è? Ah, perso? Di già? No, retry, scusa. Quel figlio di puttana mi ha frenato davanti. Che cazzo di significato ha? È partito. Ah, e questo non l'avevo capito, tra l'altro. Quindi, forse riusciamo. Ok. Reach the waypoint! Meglio se mi sposto un po' così. È tutta dritta? Bella questa qua. Andata. Continue. Quindi? Ora credo stia caricando. Esatto. Dove? Ho già settato il waypoint! Stavo guardando la mappa! Oddio! Oddio! Vai. Allora, comincio a vedere un po' di fastidi. Del tipo... Aspetta, eh. Calmo! Madonna mia. Ma allora, io non ho capito. È un gioco di macchine, no? Cioè, è un gioco di corsa. Perché la gente va piano? Quello era un player. Perché va piano? Perché? Ecco, questo sono stato io. Bam, il sorpasso, tamarrissimo. Piano. Sorpasso. Troppo tamarro. Ok. No. Aspetta. Pensavo fosse un altro di quelli. Scusa, le macchine sono sparite. C'erano delle macchine qua. Ok. Solo. Beh. Quindi c'è il co-op, però è sbloccabile, non so come, non so se c'è neanche, cioè non so neanche se c'è nella beta, sinceramente. Ma cos'è?
tipo ambiente Need for Speed, giusto così. Texture un po' basse, devo ammettere. Non... Nelle macchine no, nei personaggi però sì. Cioè, vabbè, sì, non è un gioco, non è GTA, però. Cioè, non è che si focalizza sugli uomini, cioè sulle persone, sto gioco, però. Vabbè, comunque. Se le fai vedere, almeno falle vedere bene. Se no, non le fai vedere direttamente. Comunque. Ok, laggata iniziale. Questi sono. Questo è un bot. Riesco a capire che è un bot. Io adesso ad un attimo piano perché non so. Piano per modo di dire perché. Oh! Oh! Non me ne ero accorto. Bam, derapata, non proprio bella. Ok, questo è un po' meglio. Cazzo. Male. Però voglio andare un po' veloce. Vaffanculo! Vabbè, ma è una curva stronza quella però, eh? È una curva un po' stronza. Bella questa derapata. Polizia? What the fuck? Finish. Vabbè, già la finish. Via di qua. E poi prevedo già che devo scappare dalla polizia. Io tiro dritto, non so. Ah no, ok, invece no, strano. Wow, quello andava velocissimo, eh. Stava andando addosso. Quindi primo, giusto? Cosa significa 510? Non lo capisco. Cioè, in order to resolve technical issues, the server will be shut down. Ah, ok, thank you for. Ok. Hanno già dei problemi ai server. Vabbè, già, è una beta, però hanno già dei problemi i server. Come del resto la beta di Evolve, quindi l'alfa, però quella è un'alfa, attenzione. Era un alfa stress test, questa non credo sia un alfa stress test. Però... Ah, 510 è tipo, cos'è? Cos'è tipo il marchio? Perché quello ce l'ha tatuato nel collo. Sul collo, non nel collo. Carina la cosa che si può selezionare la lingua, la voce proprio. Perché non, so che non in tutti i giochi è così. Ora, vabbè, magari è perché è la beta, quindi. Insomma, la Kay non ha una regione, quindi uno se la sceglie un po' la lingua. Però. Comunque, molto carina la visuale da dentro, mi piace. Approvata. Ah, aspetta un attimo. Ah, ecco, infatti c'è qua. Ok. Aspettavo un momento tipo semimorto della strada. Gesù Cristo. Non si capisce. Ecco, vedi, primo, diciamo, appunto da dire. Aspetta, lo dico dopo che hanno finito. Appena finiscono di parlare. Madonna. Piccolo appunto, quella linea in alto che determina dove devi andare. Diciamo che ha i suoi pro e contro. È chiara, però non è chiara nelle curve, perché chiaramente, dato che è in alto e non è attaccata al terreno, uno deve guardare in alto per vedere dove sta andando, ed è una cosa un po' innaturale, però. Cioè, diciamo che è il minimo, probabilmente è il minimo del fastidioso.
Tanto rimarrà così, non è una cosa che si fissa. Quindi già da adesso non è che mi sta piacendo molto quella cosa lì, quella linea lì. Per il resto è tutto ok, a parte i 30 fps è tutto ok. E un po' di anti-aliasing che manca, chiaramente, che le console non ce la fanno ad avere tanto anti-aliasing. Ecco, però le cutscene sono fatte bene. Almeno quelle sono fatte bene. Però le cutscene sono cutscene alla fine, quindi... Sì, lo so, The Crew, ho capito che avete dei problemi. Stay low. Mi ricordo i primi Need for Speed. Chiaramente me li ricordo perché... Secondo me gli spara. Occhio, eh. Occhio, eh. Ecco, Madonna! Ne so troppe però, eh. Ne so troppe. Ne so troppe. Ne so troppe. Vi giuro che non lo sapevo. Non lo sapevo. Non me lo... Non lo... Cioè, come facevo a saperlo? L'ho presa adesso la beta. Cioè, quante ne so da 1 a 10, eh. I tacchi, ma perché? Vabbè, ma scusa, l'FBI prima mi arresta e poi... Ma che cazzo c'è? Almeno uno chiama l'ambulanza, non lo so. Cioè, certo, prima lo lasci morire e poi gli senti le pulsazioni. Chiaro, logica. Ma che cazzo c'è? Non l'ho ben capita sta cosa. Ah, 5 years later. Ah, direttamente in prigione, ok. Comunque sono abbastanza bad. Aia, le prime figone. Mi ricorda molto Battlefield, sta cosa. Ah, la campagna di Battlefield c'è a un certo punto che è così. You know these guys, right? Of course you do. One killed your brother, the other framed you for his murder. Che faccia? Perché faccio questa faccia? I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, aka Shiv, leader of the 510 Motor Club. I'm in. You've got 8 more years in here. We can wipe that slate clean. Clear your name. I said I'm in. Okay. You're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. No, perché no? Cioè. There's a room in the shop across. Vediamo un po' che macchina mi danno, vediamo un po'. Detto che... Cazzo fai? Cos'è? Ah, tipo sarà la foto. Non ho capito cos'è quella roba lì. Falla vedere! Però... sì. No, aspetta, no. Non è suo fratello quello. Credo. Non mi ricordo la sua faccia, cazzo. E poi non aveva il tatuaggio in quella foto, quindi non credo sia suo fratello. È che erano tutti e due pelati, non so che... quale dei due è chi. Quindi... Dormer Drills. Ah, questa è la... Aspetta, no, un attimo. Era il trailer? Cordiller. After that, you'll have to fund upgrades yourself. They're all available to test drive, so take them for a spin if you're unsure. Allora, ragazzi, visto che più o meno voglio rimanere sui 25 minuti di gameplay e sono già 26, vabbè, mettiamo i tagli, quindi sarò più o meno comunque a 25.
Vi ricordo che, cioè, per questo episodio è tutto. Il prossimo chiaramente lo carico appena posso, cioè subito dopo il primo. Quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi se volete, se vi piacciono i miei video, commentate se volete dire qualsiasi cosa e noi ci vediamo ad un prossimo video.